Salve a tutti ragazzi e benvenuti al terzo episodio di Uno Sguardo al Mercato, la rubrica di Bianconi su Tubo. Oggi parliamo delle principali notizie di mercato che riguardano la vecchia signora. Allora, partiamo con questa notizia, ossia che il Corriere dello Sport dice che appunto Mauro Gemma Camoranesi consiglia l'acquisto di Adrian Ricardo Centurion dal Racing a Vallenada. Che appunto Mauro Gemma Camoranesi consiglia la Juventus l'acquisto del giovane attaccante offensivo. Infatti sono state molte parole di elogio per il giovane compagno di squadra, anche Luciano Vietto, il bomber appunto del club argentino. Passiamo a presto, qui leggiamo che il DS del Parma, Leonardi, ha detto che i belgiani andrebbe solo per un'offerta irrinunciabile. Infatti il Parma non vuole cedere proprio Gelli come Gabbiani, Paletta. Infatti su Paletta si è esagerata anche un po' la voce di appunto che Leonardi ha detto che andrebbe solo per 35 milioni di euro, cifra esagerata per un giocatore come Paletta. Oltre i Bialy che non sappiamo essere un obiettivo molto concreto per la Juventus. Secondo la Repubblica, il Napoli ha progettato tre colpi per puntare allo scudetto, cioè per dare fastidio alla Juventus per lo scudetto. E i colpi possono essere uno tra Jackson Martinez e Alexis Sanchez per l'attacco, uno tra Storie e Skrtel per la difesa, uno tra Golanos, Hermeni e Eremenko e Capoue per il centrocampo. Questi tre colpi il Napoli può dare seriamente lo fastidio alla Juventus per lo scudetto e può anche essere competitivo in ambito di Champions League. Lo Sport Mediaset, appunto, come abbiamo detto anche prima, anche Napoli su Alexis Sanchez. Infatti in ultimi giorni è girato voce che la Juventus stia di nuovo spuntando sull'attaccante cileno del Barcellona, che è stato acquistato anni fa dall'Udinese per una cifra di circa 27 milioni di euro più bonus, che arrivava a una cifra di intorno ai 40 milioni di euro. Adesso la Juventus si è detto nei giorni scorsi e vuole un prestito con un diritto di riscatto, una cifra intorno ai 22-25 milioni di euro, mentre Napoli potrebbe accontentarne offrendo fino a 30 milioni di euro. Qui c'è Januzaj, la Juventus prova un nuovo colpo alla Pogba. Perché? Perché Januzaj è stato acquistato per 700 mila euro dal Manchester United e la Juventus vorrebbe ripetere l'esperienza positiva che ha vissuto appunto con Paul Pogba, anticipando il Barcellona che anche esso è interessato a questo giovane del Manchester United. Inoltre sulla Gazzetta leggiamo che tanti sono spiriti di partenza, i principali sono De Ceglia, Samp, Marrone, che rimane sempre un probabile partente, così come Fausto Rossi. E inoltre i principali bomber in mezzo sono Alessandro Matri, Fabio Quagliarella, Macchi Milko Vucic, che è stato l'interesse dello Zenit. Queste sono state le principali notizie di mercato. Grazie per la visione e al prossimo video.